tenere lontano dalla portata di Stepney. È un incubo sta mappa. Mortacci tua. Dobbiamo provare anche gli altri due buchetti, dai. Che vuol dire? Che bello fare questi video dove ogni volta sembra che un piccione mi abbia cagato in faccia. E invece no, finché il naso non sarà guarito, continuerò a mettere la crema. Bene ragazzi, qua è Stepney, bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft sul mio canale. Oggi faremo una bella Find the Button, che è appena uscita sul sito ed è YouTuber Edition. Quindi come facevo a non farla? Leggiamo le regole, vai. Non barare, non rompere o piazzare blocchi, stai in game mode 2, non dimenticarti la regola 4. Regola 4, metti lo spawn in ogni livello, altrimenti morirai tante volte e non ce la farai. Divertiti, grazie. Il creatore è questo tizio qua, mi sa che il suo colore preferito è il rosso a quanto pare, e ci ha dato una zucca e un fiorellino. Wow. Praticamente ha dedicato la mappa a determinati youtuber e ognuno ha un colore. Io però sono il Maze rosso, quindi mi piglio il set rosso. Bada bellino tutto un pandan. Vogliamo iniziare oppure no? Tiè, game mode 2. Com'è che si inizia qua? Mi sto già innervosendo, considerando che non c'è il bottone per iniziare a giocare. Brutto, malato, psicopatico, l'ha nascosto dietro al suo culo. C'è un bottone lassù in cima con scritto premimi e immagino che si debba fare immediatamente del parkour. Come ben immaginate, sono felicissimo di questa cosa. Due giorni fa ho detto non voglio più fare mappe parkour sul mio canale. Iniziamo con il parkour. Comunque questo sembra semplice, quindi in un batter d'occhio ce lo portiamo a casa. Anche se adesso sono curioso, cosa ci ha messo in casa? Ah, niente. Vediamo un po', un saltino dritto per dritto, finiamo sull'albero, qui servirà un salto un pochino più potente, ma andrà benissimo. Parlo piano perché è tardi e di conseguenza non posso urlare, altrimenti avrei già rovesciato completamente il tavolo. Secondo me non dobbiamo saltare lì, ma dobbiamo semplicemente premerlo in questo modo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo. Perché sono fuori? Vuoi veramente dirmi che il creatore della mappa non è stato in grado di settare bene i loro spawn? Regola 4, metti lo spawn in ogni livello. Oh mio Dio. Cioè, il bottone non era quello. È questo qua. Io non ho parole. Il creatore si prende leggermente gioco di noi. E perché ci sono i mob? Perché ci sono dei creeper che ronzano qua intorno? Muoviti. Premi quel pulsante. L'ho visto, l'ho visto. Stai scherzando? Questo qui ha lasciato i mob attivi in una mappa del genere. Vuoi veramente che le persone ti odino? Ma tanto... Via di qua. Chi è questo Bobby? Bombi, ma sgomma. Possiamo farlo esplodere e basta? Oh, si è buggato Bombi. Raga, Bobby sta male. Vabbè, premi quel pulsante e leviamoci da qui per piacere. Via, via di qua. Calmo, andrà tutto bene. Command to set spawn point. Spawn point Stepney. Bene. Ogni volta premeremo questo. Allora, no, Bombi, Bombi, non rompere i col... Bravo, è buggato. Ah, già, che tra l'altro a giro per la mappa ci sono le Nether Star. Oh, santa miseria. Indizio. Oh, va bene, c'è un libriccino. Leggiamo. Una delle gambe della costruzione non è concrete, ma bensì qualcos'altro. E questo cosa significa? Aspetta, ma io c'ho un fiorellino che può schizzar via la gente. C'è il knockback e mori. Questo qua, lo shulker box, ecco il bottone, l'abbiamo trovato. E levati di qui. Immagino di doverlo mettere qua sopra. Clicca veloce, clicca, clicca. Sì, così. E siamo già a livello 3, ci dovrebbero essere 10. Risettiamo lo spawn point. Meryl Secret Room. Va bene. E moriamo ogni volta, ma vaffancuore. Adesso ho perso anche la mia unica arma e non posso riprenderla, sai? A meno che io non faccia così perché sono un genio del male. Voi pensate di fregare Step, ma Step non si frega, Step è più furbo del diavolo. Vediamo un po', là sopra c'è un parkour, immagino si debba fare. Per farlo faccio in questo modo qua e salto sopra. E intanto qui ci siamo. Ehi la madonna. Addirittura c'è uno che ti colpisce. Va bene. Basta che mi lasci in pace adesso. Se non mi fai più volare, sono contento lo stesso. Oh, aiuto, veloce, veloce, spada. C'è una spada per uccidere gli shulker box. Indizio, devi uccidere tutti gli shulker box. Bene, benissimo. Capite che siamo già nei casini veri. Cioè, io prendo danno da caduta pure. Facciamo in questo modo qua. Teoricamente non dovrebbe farmi ma... Oh mio Dio. Sono dei fottutissimi razzi telecomandati. Perché c'è una pecora che volava? Aiuto. E muori, che caspita. È morto, è morto, è morto, è morto. Questo è andato. Vabbè, no, 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 no. C'ho mezzo cuore, ragazzi. Mezzo cuore e non ho intenzione di morire. No, morirò per forza.
Morirò per forza per il danno da caduta, non ci voglio credere. E invece no, siamo ancora vivi, lasciami stare. Come faccio a scendere senza tirare il calzino? Questa è una bella domanda. Devo in qualche modo scendere? No, 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 no! È finita, no, non voglio morire. Metti il coso addosso, il totem, ti prego. Sì, ha funzionato, dal culo. Vi ho detto o no che ne so una più del diavolo, eh? E non parlo mica a vanvera. Vieni, dai, su, dammi la roba. Scusate se uccido le pecore, ma ne ho bisogno a tutti i costi per il cibo. Con il cibo riesco poi a risalire. Vai, 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 vai. Mori, basta, cogliombe. Ti è, un altro sei un cadavere. Allora andiamo avanti. Se lui non va bene, vorrà dire che tu morirai e mi darai quello di cui ho bisogno. No, 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 no. Ancora un colpo. Ma guardate, se a mezzanotte io devo giocare a questa roba qui, ma non è possibile. Esplodi. Io ne ho uccisi tre e nessuno dei tre mi ha dato niente. Questo è l'ultimo. Le probabilità che l'ultimo abbia dietro di sé il bottone sono davvero remote. Tenere lontano dalla portata di Stepney. Mangia, anche se non ci sono più pecore, va bene lo stesso. Basta scrivere sto coso. Piccolo pit stop qua dentro. Tu esplodi, grazie. Secondo me nella zona blu c'è qualche animale che calpesta la pressure plate ed è per questo motivo che ogni volta viene scritto quel nome lì, che sarebbe il nome di un altro youtuber. Vai, sei morto, gentilissimo. Il bottone non è neanche là dietro, ma volete essere seri? Ma seri, 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 ma come? Ah, invece sì che c'è. Le probabilità erano il 25% e giustamente ti pareva che io sgarrassi. Andiamo via, clicca sto bottone e andiamo avanti. Press the button. Ora, io se lo premo e muoio, mi arrabbio, quindi non lo premo. Ci sono due libri con due indizi differenti. Cerca nell'acqua per il bottone che aprirà la porta. Immagino sia tipo qua dentro. No. Io cerco volentieri nell'acqua, ma non c'è niente. Mi sa che a sto tipo gli piacciono gli shulker box. Ne ha messi tipo un miliardo. Non so che dire perché nell'acqua. Ecco il bottone, trovato. Alla fine di tutto il giro. Vabbè, lasciamo perdere. Apriamo questa porta. Adesso siamo dentro. Belline le cose, le armature tutte in fila. Mi piacciono. Buco senza uscita. Oh mio Dio. E invece? E invece era quello giusto. Se c'è un segreto, un trucco, è non fidarsi mai di quello che dicono i creatori delle mappe. Questa cosa rappresenterebbe una palude, la stanza delle streghe più o meno. Alve, è tutto buio qua. Sicuramente avrà nascosto qualcosa nell'acqua o giù di lì. C'è un pulsante, non c'è scritto niente. Lo premo e muoio. È te che non lo sapevo. E quello lì, raga. Che è successo? Sono andato avanti. Sono palesemente andato avanti. Ah, vedete, finalmente è arrivata la mappa di Joey Graceffa. E infatti sto lupetto stava qui sopra e lo cliccava. Mi sa che a questo tizio piacciono un po' i colori. Dobbiamo trovare il bottone e piazzarlo qua su questo blocco di diamante. Vediamo un pochino. Oh mio Dio. Non possono essere tutti quanti shulker box. Cioè, veramente. Indizio, va bene, almeno dici il colore preferito di sto tipo. Infatti, lui dovrebbe essere il celestino. Quindi guardiamo tutti i celestini e prima o poi troveremo il nostro bottone. Che mappa intelligente, vero? Bisogna proprio spremersi le meninge al massimo. Seriamente, non c'è. Ah, oddio, non l'avevo visto, l'avevo saltato. Ma ti immagini, me li guardavo tutti. Anche questa, caro creatore, è andata. Mi sa che a sto tizio piacciono la lava, gli alberi e le pozzette d'acqua negli angoli. Quanto ci vogliamo scommettere che in uno di quegli angoli lì sarà presente il nostro bottone da pigiare? Bisognerà solo trovare il modo di arrivarci. Forse dovremmo craftare delle pozioni. C'è un indizio? Vabbè, approfittiamone se ce lo danno. Sotto alla casa sull'albero, salta in uno dei quei quadratini d'acqua sulla tua destra. Beh, la mia destra potrebbe essere quello laggiù, o almeno lo spero che sia questo qua giù, altrimenti non so dove andare. Era proprio lui. Era veramente così semplice? No, infatti io lo sapevo. La domanda mi sorge spontanea però. Perché se io vi suggerisco di non seguire ciò che vi dice il creatore della mappa, poi lo faccio? Probabilmente dovevamo saltare a sinistra. No, sono scivolato. Accidenti a me. Visto che ci ha dato il permesso di poter settare il nostro spawn point, a questo punto tanto vale la pena settarlo dove vogliamo. Quindi qua su in cima. In questo modo non dobbiamo tutte le volte rifare le scale. Ci arrivo lì? Non ci arrivo. Invece sì. Che vuol dire? Mortacci tua. Probabilmente dobbiamo salire in cima alla casa sull'albero. E io ci so arrivare, fidatevi. Dobbiamo provare anche gli altri due buchetti. Dai, proviamo questo qua giù, sempre sulla destra. E infatti. E va bene. Io ti odio. Ambarabacci ciccocò, tre civette sul comò. Quale bottoncino io pigerò? Non lo so. Sono vivo.
Ah, va bene, l'abbiamo trovato, era uno di quelli lì a caso. Oh no, la mia astronave si è rotta, sono precipitato su un meteorite e devo trovare una soluzione all'interno del mio magazzino. Il magazzino del nostro amico. Bella sta roba. Questo può distruggere la lana e sopravviso due blocchi di lana viola. Poi abbiamo una spada che uccide gli alieni, quelli sopra sono alieni potenzialmente. Secondo me non c'è altro qua dentro, dobbiamo semplicemente salire su, uccidere, cercare il bottone e poi riscendere. Credo che si possa fare, dai. This is totally a meteorite e questi sono alieni. Non è che se sopra ci scrivi Zalien, Alien funziona veramente. Il problema non sono tanto quelli grandi e sono lenti, ma quelli piccolini che vanno velocissimi. Mi auguro vivamente che qualcuno di loro debba droppare grazie a un command block il bottone. Li ho uccisi tutti quanti, ma del bottone neanche l'ombra. Quasi sicuramente uno di questi cosi che vediamo sul muro è uno shulker box. Non posso far altro che cliccare un po' dappertutto, ma la soluzione non penso appaia dal niente. La luminosità purtroppo è già al massimo, quindi se non esce da solo non so veramente dove cercare. L'abbiamo trovato. Giusto 10 minuti di ricerca, ma non importa. Basterà un taglio, sarà sembrato un secondo. E andiamo avanti. Settiamo lo spawn point perché secondo me qui va a finire male. Cosa vuol dire tutto ciò? Questo significa che una pressure plate dovrebbe farci vincere. Io devo premere quel bottone laggiù in fondo. Avevo trovato la strada. Fermi. Era questa la strada. Morirò all'infinito perché ci sono i miei oggetti che girano sulle pressure plate. È un incubo sta mappa. Ogni volta che un oggetto preme una pressure plate io esplodo. Non so se vi siete resi conto di questa cosa. E morirò all'infinito. Beh, intrigante questo livello, soprattutto per il fatto che non puoi sapere cosa devi fare. 3, 2, 1, via. Madonna di quanto. 3, 2, 1, vai. Preso! Sì! Non puoi fottere con Stepney. Agenzia adozione cani. Adottami. Tiè, t'adotto. Adottato. Questo che significa? Scusate, perché adesso c'ho un cane, ma non so cosa fare. Tutte le cose perdute nel vuoto. Non ho messo neanche lo spo. Oh mio Dio. Anche il cane è caduto. Io sono un coglione, ma tu sei veramente un infame. Non puoi fottere con Step. Intanto mi ha fregato. Ma distratto con sta cosa dei cuccioli. Io ora devo rifarlo. Bene così, ce l'abbiamo fatta. Non l'avevo visto, ma c'era un collegamento con delle botole. Volevo fare l'ultimo livello semplice. Ok, quindi tutto qua, veramente. È finita! Carina però come mappa, dai, devo essere sincero, mi è piaciuta. Spero sia piaciuta anche a voi perché questo video termina qua, mi raccomando. Lasciate un bel mi piace, commentate, condividete. Se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. E se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale. Qua da sempre è tutto. Buono! Visto che sono solamente le 1 di notte, sapete cosa? Adesso mi metto a registrare un bel video di Fortnite che uscirà stasera.